fare una precisazione a voi, così tanto per cominciare una discussione normale. No, non spingete. Se no date proprio l'idea del perché siamo al 70° posto come libertà di stampa. Questa non è libertà. Allora, io non voglio assolutamente e non ho intenzione di farmi trascinare in questa melma di discussioni del passato, di polvere del passato, coi governi Berlusconi o non Berlusconi. Per me è una cosa ovvia, semplice e prevista quello che è successo. Per voi no. Quindi o cambiate registro con me e non mi inserite in questa gente qua, o se no con noi e con me personalmente non avete nessuna credibilità. Allora, il discorso è questo. Questa è la rappresentazione di che cos'è oggi un'Italia del passato, di fare opere, grandi opere, in prevalenza cose che poi non serviranno, di spreco di denaro pubblico, tutto a debito. Qui devono pagare delle cambiali con delle persone forse pericolose, perché è l'unico modo in cui mi spiego di fare un'autostrada a 15 corsie. Mi hanno chiamato da Los Angeles, mi hanno detto: vi siete montati la testa a Paderno Dugnano. Allora, non si possono fare queste, neanche pensarle. Potevano andare bene negli anni 70, 80. Tu fai più strade, fai più macchine, fai più traffico, incidi, metti in crisi la vivibilità di migliaia di persone attorno. Allora, le priorità, le scale, questo non si può più ragionare con questa gente. La gente che voi intervistate tutti i giorni, a cui fate le domande, è il passato, è finita. È finita, noi dobbiamo andare. No, scusa, fammi finire. Noi dobbiamo andare alle elezioni. Noi vogliamo mandare a casa. Noi vogliamo mandare a casa tutte queste persone, tutte. Tutti a casa, rifacciamo questo paese con un governo 5 Stelle. Scusami, sei mio amico? È vero? Fammi parlare, poi ti faccio gridare quando vuoi. È brasiliano, lì è incazzato come una iena. Gli hanno venduto la Telecom brasiliana, l'unica cosa che funzionava della Telecom. Allora, sta a sentire, il discorso è questo. Noi ci presenteremo alle elezioni, che siano adesso, che siano fra un mese, fra 4 mesi, noi siamo tranquilli. Siamo tranquilli perché vogliamo mandarli a casa, fare un'indagine fiscale su ognuno di loro prima che lasciano il paese, riprenderci questo paese in macerie, portare prima delle elezioni 10-15 persone di moralità alta, di intellettualmente onesti, di persone per bene, che prenderanno le macerie di questo paese e cercheremo di risolvere alcuni di questi gravissimi problemi. La prima cosa che noi dobbiamo fare è questa: ragionare in un altro modo. Le priorità non sono queste. Allora, con questi soldi non c'è nessuna crisi di governo. Non c'è nessuna crisi di governo. La crisi è del popolo italiano, che non riesce più neanche a capire cosa sta succedendo. Siamo stufi. Io ti parlo come cittadino. Io sono stufo. Va bene? Sono stufo di parlare di queste cose. Va bene? Allora andiamo alle elezioni e poi sarà il popolo italiano a giudicare. Andiamo. Basta, non ti devo dare altro.